Risaliamo il Gange verso Calcutta, che nacque 4 secoli fa come un villaggio dedicato alla dea Kali, ma in breve divenne popolosa metropoli. Il fiume sacro è costeggiato da templi. Gli indù vi si immergono per i loro bagni lustrali. Questi ragazzi escono appunto dal rito di purificazione. Sul fiume sorge il porto, a 80 km dal mare. Vi si accede per un canale su cui occorrono speciali piloti e serve la più ricca zona agricola dell'India. Entro le travature metalliche del ponte di Honro, il traffico è quasi convulso. Calcutta, col suo quartiere europeo costruito nello scorso secolo, è una città sovraffollata. I quartieri indigeni sono ben serviti da una scacchiera di strade rettilinee. Al fuoco provvedono le corde di cocco, a rinfrescare le teste provvedono adeguati strumenti. Può far stupire che nel quartiere delle banche si trovino mandre di mucche. La vacca è animale sacro, perciò le è concesso di pascolare liberamente. Risulta che nei dintorni delle banche questi mammiferi sono più grassi che altrove. Tra i ricordi britannici, il monumento commemorativo della regina Vittoria. Una targa che non si decifra senza un brivido. Questo è il Lebrosario. Suor Giulia Cesati si chiama la superiora, che ci dà ragguagli sul suo doloroso e provvidenziale istituto. Le suore sono italiane e appartengono all'ordine missionario di Maria Bambina. Taluni di questi ragazzi sono nati contagiati. Da molti anni un nucleo di nostri connazionali fa parte della colonia europea di Calcutta. Console d'Italia è il dottor Mocchi, che troviamo qui col dottor Laurenti, capo di una fiorente industria locale. Intorno a Lualdi i rappresentanti dei maggiori giornali indiani. Questa conferenza stampa ha luogo nel giardino dell'albergo che ci ospita. Corrispondenti di agenzie e inviati speciali vogliono fotografie del macchino, piccolo e instancabile trasvolatore dei continenti. Li interessa il tipo del nostro re, il primo che associ stampa e cinema in una corsa agli antipodi. Qualcuno vuol vedere lo chassis della pellicola che ora lo riproduce su questo schermo.